Solo un breve excursus. Adesso conclusa la fase delle relazioni, nella quale è stato trattato in buona sostanza il contesto della crisi finanziaria, gli strumenti di ingegneria finanziaria dal punto di vista economico-aziendale, l'aspetto macroeconomico, l'aspetto dei mercati e l'aspetto giuridico, e ora il momento è chiaramente il caso del Fondo Centrale di Garanzia, che è fondamentale per la crescita delle PMI, è il momento di scendere più nel concreto e quindi affrontare la tematica dei case studies, e cioè le due principali operazioni che sono state condotte in Italia per quanto riguarda le operazioni appunto di ingegneria finanziaria. E quindi vi è l'operazione condotta da Veneto Sviluppo e le operazioni condotte da Puglia Sviluppo. Facciamo una piccola variazione di programma e chiamo al tavolo dei relatori il dottor Pasquale Orlando, dirigente dell'area politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione della Regione Puglia, che ci parlerà delle politiche della Regione Puglia per la crescita delle PMI, con particolare riferimento alla gestione dei fondi strutturali. Come avete potuto sentire, la gestione dei fondi strutturali è centrale per la tematica degli strumenti di ingegneria finanziaria. Quindi ascolteremo con molta attenzione la relazione del dottor Pasquale Orlando. Buongiorno a tutti, io cercherò di ridurre e sintetizzare al massimo l'intervento, data l'ora, in modo da passare poi anche all'intervento successivo, che entrerà nel merito del tranched cover, anche perché diciamo in pochissimi minuti è difficile riuscire a sintetizzare le politiche che la Regione sta attuando negli ultimi anni con l'utilizzo essenzialmente dei fondi comunitari. Quindi mi limiterò, diciamo, a dare i titoli dei capitoli che magari affronteremo poi in un'altra occasione con un po' più di tempo a disposizione. La Regione, diciamo, alcune considerazioni che sono gli aspetti più salienti. La Regione, non tutte le regioni sono uguali dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi comunitari. La Regione Puglia è in questo momento la regione che in valore assoluto è quella che ha la maggiore certificazione di spesa a livello nazionale. Noi al 31 dicembre dello scorso anno, considerando il fondo per l'economia rurale più gli altri due fondi del FESR e del fondo sociale, abbiamo certificato a Bruxelles una spesa che supera i 4 miliardi di euro. Questo vuol dire che la Regione da alcuni anni a questa parte è particolarmente attenta a utilizzare le risorse comunitarie, anche perché, e questa è una è un'osservazione anche critica che rivolgo e che ripetiamo anche in tutte le occasioni, un aspetto da sottolineare è che purtroppo queste risorse nascono per essere risorse aggiuntive, addizionali, e invece poi diventano risorse sostitutive rispetto a un intervento, agli investimenti nazionali pubblici che da diversi anni a questa parte penalizzano fortemente le aree meridionali del Paese. E questo è un aspetto importante, perché spesso si ragiona, si discute su quali sono gli effetti dell'utilizzo di queste risorse, e sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo riflettere, dobbiamo aumentare la riflessione, è che una serie di divari che le regioni del Mezzogiorno hanno, che sono divari di ordine strutturale, e quindi non sono legati solo dalla congiuntura, ma sono divari ben più ampi, che hanno radici profonde, difficilmente potranno essere sanati se abbiamo a disposizione sostanzialmente unicamente le risorse dei fondi comunitari. E questo è un aspetto su cui invece purtroppo non si ragiona, non si riflette abbastanza, per cui poi ai fondi comunitari noi chiediamo e rivolgiamo una serie di aspettative che
risultano assolutamente sovradimensionate, fuori scala, rispetto a quello che poi è l'effetto reale che queste risorse possono determinare. Per dare un'idea, noi parliamo per esempio, per quanto riguarda la Puglia, di meno di 7 miliardi di euro in un periodo che riguarda 9 anni di tempo, e con questi meno di 7 miliardi di euro sostanzialmente le regioni, e la regione Puglia in particolare, svolge gli investimenti in tutti i settori e gli ambiti che sono di propria competenza, quindi tutti gli interventi che riguardano il mondo dell'economia rurale, dell'economia agricola, tutti gli interventi che riguardano il mondo del rafforzamento delle strategie che riguardano l'istruzione, le competenze, che riguardano la formazione, tutti gli interventi che riguardano il potenziamento e la qualificazione delle infrastrutture, per cui con i fondi comunitari la Regione sostanzialmente interviene nel campo ambientale, quindi tutta una serie di investimenti che riguardano i rifiuti, la difesa del suolo, le bonifiche, le risorse idriche vengono fatti con i fondi comunitari. Pensiamo che per esempio anche gli interventi di bonifica nei siti che si trovano sul territorio della Puglia, che sono siti qualificati come di interesse nazionale, queste bonifiche vengono fatte con i soldi della Regione, dei fondi comunitari, e non come invece per esempio dovrebbe essere con investimenti di risorse ordinarie nazionali. Quindi queste risorse sono risorse in realtà sostitutive, manca una politica di investimento nazionale nel Mezzogiorno, così come, diciamo, dal nostro osservatorio noi registriamo che la carenza o l'assenza in molti casi di politiche di sviluppo nazionali nei vari settori, per esempio nel campo della ricerca, per esempio nel campo della politica industriale, per esempio anche nel campo del credito, penalizza i territori, penalizza gli ambiti di intervento regionali e riduce le ricadute che le regioni con le risorse a disposizione dei fondi comunitari possono raggiungere. Quindi c'è un problema che riguarda l'integrazione, la costruzione di una politica nazionale, l'integrazione tra politiche nazionali e politiche regionali, l'utilizzo di queste risorse come risorse non sostitutive, come accade da tempo, ma come risorse addizionali, aggiuntive, se vogliamo in qualche modo invertire le tendenze in atto e creare anche uno sviluppo che in qualche modo sia in grado di superare dei divari che, ripeto, sono in qualche modo divari forse potremmo dire accentuati dalla crisi mondiale che è scaturita alla fine del 2008, ma in gran parte sono invece divari antecedenti la fase di crisi, sono divari di ordine strutturale su cui è necessario intervenire dal punto di vista quantitativo delle risorse e dal punto di vista qualitativo delle politiche e degli strumenti, in maniera sicuramente diversa da come si sta affrontando a livello nazionale fino a oggi. Quindi con queste risorse la Regione interviene in tutti i settori, nel campo della riqualificazione dei centri urbani, nel campo del sostegno al sistema di trasporto regionale, per esempio con una serie di investimenti che stanno migliorando l'offerta anche delle ferrovie in concessione che operano sul territorio regionale, gran parte degli investimenti di sud-est, di ferrovia tranviaria, nord tranviaria del Nord Barese vengono fatti con i fondi comunitari, interviene nel campo dell'ambiente, interviene nel campo dei servizi sociali e della sanità territoriale, per cui spesso non si sa che la gran parte dell'ammodernamento e dell'innovazione tecnologica che la Regione sta facendo per rafforzare la sanità territoriale e quindi creare sul territorio regionale poliambulatori che in qualche modo riducono il livello di ospedalizzazione perché offrono un'alternativa sul territorio, questi interventi si stanno facendo con il FESR, con le risorse del FESR che consentono, laddove sono stati fisicamente chiusi gli ospedali, di poter ristrutturare, qualificare tecnologicamente queste strutture e trasformare piccoli e vecchi ospedali di periferia in poliambulatori specialistici che oggi offrono dei servizi importanti alla cittadinanza pugliese. Stiamo intervenendo molto sul fronte dei servizi di conciliazione, vita, famiglia, lavoro. Nel giro di 3 anni abbiamo raddoppiato il numero
degli asili nido e delle strutture per l'infanzia presenti sul territorio regionale, e ora stiamo intervenendo con i voucher per facilitare l'utilizzo di queste strutture per le famiglie più disagiate dal punto di vista economico. Stiamo lavorando molto sul versante della tutela dei beni culturali e delle attività culturali. Stiamo quindi cercando di intervenire con una logica diciamo a doppio filo, che è da un lato quello comunque di arginare gli effetti della crisi. Abbiamo predisposto un piano straordinario per il lavoro di oltre 350 milioni che ha toccato come soggetti che hanno beneficiato direttamente di queste misure circa 120.000 cittadini pugliesi, di cui in gran parte giovani. Quindi stiamo cercando di perseguire questa doppia logica, che è arginare gli effetti negativi della congiuntura, però dall'altro anche cercare di intervenire in modo da ridurre i divari strutturali e cercare di accompagnare dei processi evolutivi che possono in qualche modo anche moltiplicare le opportunità e aiutare la regione da un punto di vista strutturale a trovare nuovi percorsi di sviluppo. Tra l'altro non abbiamo tempo, però dovremmo anche ragionare sul fatto che abbiamo bisogno di creare una politica per il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno, forse oggi, questo è un elemento che non è scaturito in maniera sufficientemente chiara, continua a essere purtroppo un'economia chiusa. È un'economia che dal punto di vista dei flussi interregionali che riguardano la domanda, che riguardano il reddito, continua a dipendere troppo da alcune aree del centro-nord del paese. È un Mezzogiorno che continua ad avere, come è da 60 anni a questa parte, un livello di apertura internazionale delle produzioni assolutamente insufficiente e insoddisfacente, anche pur considerando l'elemento che l'indicatore ufficiale del livello di export del Mezzogiorno sicuramente è sottovalutato, perché conserva al proprio interno quella parte di esportazione che viene attuata attraverso imprese e attraverso regioni del centro-nord, ma ciò nonostante continua a essere assolutamente inadeguato rispetto a quello che è accaduto, diciamo, negli ultimi anni a livello internazionale. Quindi abbiamo bisogno di politiche nazionali laddove per nazionale intendiamo politiche centrali e politiche territoriali regionali, che in qualche modo siano in grado di incidere sui divari strutturali storici del Mezzogiorno, perché un Mezzogiorno più aperto, più competitivo, più ricco dal punto di vista della capacità di imprese, della capacità di reddito e di investimenti, è sicuramente un elemento propulsivo per il Paese nel suo complesso. In queste politiche un aspetto centrale è legato alla politica industriale che la Regione ha messo su negli ultimi anni. Noi con 1 miliardo di fondi comunitari abbiamo messo su una politica industriale che è tra le più consistenti che si registra oggi a livello regionale nel Paese. Una politica industriale articolata, che è fatta di diversi tasselli, che sono sostanzialmente incentrati sul sostegno alle politiche di internazionalizzazione. Abbiamo oggi un bando aperto che aiuta le imprese a mettersi insieme non più solo per andare a fare le classiche manifestazioni fieristiche, ma per perseguire una strategia più organica e più sistematica in tema di apertura internazionale. Sul tema dell'internazionalizzazione, sul tema del sostegno alla riduzione del costo delle nuove assunzioni, per cui abbiamo creato uno strumento che si chiama dote occupazionale, che aiuta a ridurre il costo del lavoro per le imprese che fanno nuove assunzioni. Abbiamo sviluppato un'altra tipologia di intervento che riguarda la qualificazione delle aree di insediamento produttivo. Siamo intervenuti per riqualificare le aree PIP di quasi 200 comuni della regione, che vuol dire sostanzialmente la totalità delle aree PIP che sono presenti sul nostro territorio, oltre ai tradizionali consorzi di sviluppo industriale che sono presenti sul territorio. Abbiamo poi altri due tasselli di questa politica industriale. Il tassello più rilevante è quello del sostegno agli investimenti produttivi.
passivi. Abbiamo negli ultimi anni creato una serie di strumenti agevolativi regionali che riguardano le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese. Abbiamo messo a disposizione circa 700 milioni di euro che oggi sono sostanzialmente già tutti assegnati e molti di questi già spesi e rendicontati a Bruxelles. Abbiamo in questo momento in corso sul territorio regionale investimenti industriali per circa 2 miliardi e 400 milioni di euro, con un impatto occupazionale che riguarda il mantenimento di circa 30.000 occupati e la creazione di un'occupazione aggiuntiva di circa 10.000 nuovi addetti. E su questo abbiamo necessità di ampliare le risorse finanziarie a disposizione per fare in modo di continuare a sostenere questi strumenti sia nell'attuale ciclo di programmazione anche nel prossimo ciclo di programmazione. Purtroppo, lo devo dire, non posso sottacere questo aspetto, riscontriamo purtroppo a livello nazionale una insufficiente sensibilità verso questi aspetti e verso anche aspetti che riguardano oggi nelle politiche di sviluppo nazionali il ruolo centrale degli interventi a sostegno dell'industria e dello sviluppo dell'industria manifatturiera, diciamo anche in maniera difforme rispetto a quello che è l'accento che invece viene posto a livello comunitario sul ruolo centrale dello sviluppo dell'industria manifatturiera per contribuire alla ripresa e allo sviluppo economico e occupazionale del paese intero, per cui noi registriamo come oggi a livello nazionale, diciamo, c'è una insufficiente, inadeguata consapevolezza sull'importanza di utilizzare le risorse pubbliche per promuovere questo sviluppo, e questo sia per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari sia per quanto riguarda l'utilizzo del fondo ex FAS, che ora si chiama Fondo di Sviluppo e Coesione, per quello che riguarda i 54 miliardi messi a disposizione per il periodo 2014-2020, in relazione a cui, con una scelta che la Regione Puglia ma anche le altre regioni non condividono nel modo più assoluto, l'intenzione del Governo nazionale è quello di escludere dall'ambito di intervento del nuovo FAS 2014-2020 tutti gli interventi che riguardano lo sviluppo industriale e la competitività delle imprese. E questa è una decisione che non ci trova assolutamente concorde e che noi riteniamo penalizzerà fortemente il Paese intero, ma soprattutto anche le aree meridionali del Paese. Nell'ambito di questa politica industriale c'è la politica di sostegno all'accesso al credito. Anche qui noi stiamo lavorando su un duplice versante. Il primo è quello di contrastare l'aspetto legato al restringimento della capacità di credito che le banche, sia a partire dal 2009-2010 sia anche nell'ultimo periodo, in qualche modo hanno attuato anche sul nostro territorio regionale. Su questo la Regione ha promosso due avvisi che riguardano la messa a disposizione di 100 milioni di euro per il sostegno alle garanzie, quindi facilitare l'accesso al credito, rivolto al sistema regionale dei consorzi fidi. Il primo avviso, con la prima tranche di 50 milioni, lo abbiamo chiuso. I risultati sono particolarmente positivi dal nostro punto di vista. Noi abbiamo avuto circa oltre 4.000 richieste e sono stati finanziati, e quindi con concessioni e erogazioni da parte delle banche, circa 2.400 imprese per un ammontare complessivo di investimenti totali che hanno beneficiato della garanzia di circa 320 milioni di euro. E sulla base di questi risultati abbiamo proceduto a fare un secondo avviso che riguarda sempre le garanzie nella loro forma tradizionale. Avviso che è stato aggiudicato da 4 consorzi fidi regionali, che in questo momento è in corso di svolgimento, e abbiamo pensato poi di continuare a svolgere questa azione di stimolo per favorire la messa a disposizione di risorse nei confronti del sistema imprenditoriale attraverso questo strumento del tranche cover. Abbiamo fatto 2 avvisi, stiamo pensando già ad un terzo avviso che faremo sicuramente a breve scadenza. Di questo parlerà poi il direttore di Puglia Sviluppo, il dottor Antonio De Vito. Su questo tema, però, anche su questo noi dobbiamo assolutamente ragionare sulla necessità di accompagnare anche un'evoluzione che oggi è emersa in maniera chiara dagli interventi precedenti
che vede in qualche modo cambiare anche il ruolo delle banche e creare una sorta di disintermediazione del sistema bancario nei confronti delle imprese. I policy maker, il sistema pubblico nazionale e regionale non può non porsi questo elemento. L'abbiamo visto negli interventi precedenti, l'Italia più di altri paesi è un sistema bancocentrico. Oggi le banche sono all'interno di una strategia di sviluppo che vede sempre più disintermediare il ruolo di prestatore di risorse finanziarie rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni, e questo rischia di porci in una situazione di fortissima criticità. Allora noi abbiamo bisogno, da un lato, di fare in modo che questo processo sia il più possibile graduale e sia il più possibile in grado di evitare un effetto shock che sarebbe assolutamente devastante per il sistema imprenditoriale nazionale e regionale di piccole e medie imprese. Dall'altro, e quindi su questo abbiamo in mente degli interventi, su questo proprio gli strumenti di tranche cover si inseriscono in questa strategia. Dall'altro però abbiamo bisogno anche di sviluppare nuovi strumenti come quelli a cui si è fatto cenno negli interventi precedenti, che sono quelli dei prestiti partecipativi, dei capitali di rischio, quelli dei mini bond, che in qualche modo possono, sia pur gradualmente e lentamente, cominciare a rappresentare un'alternativa rispetto al credito bancario che storicamente la fa per la maggiore. Quindi anche su questo noi stiamo lavorando per promuovere degli avvisi che favoriranno l'utilizzo di questi strumenti nei prossimi mesi. Speriamo di incontrare da questo punto di vista una maggiore sensibilità e disponibilità da parte delle autorità nazionali per fare in modo che queste esperienze positive che in alcuni territori sono stati fatti possano proseguire anche grazie alla nuova programmazione nei prossimi mesi. Grazie. Io ringrazio il dottor Orlando per averci rappresentato in maniera così sintetica e chiara quelli che sono tutti gli interventi, sono tantissimi, che la Regione Puglia sta facendo. Io ritengo che la Regione Puglia sia una best practice nel campo nazionale e diciamo le politiche che si stanno attuando dal punto di vista della finanza e d'impresa devono essere attentamente analizzate e valutate, e in questo convegno uno degli obiettivi di questo convegno è trattare il modello di sviluppo nel campo della finanza, ma anche negli altri campi della crescita delle imprese, il modello che voi state delineando, e valutarlo poi con i numeri. Quindi grazie anche per averci dato un segno concreto, perché non bisogna parlare solo diciamo degli aspetti teorici, bisogna calare concretamente nei numeri quelle che sono le scelte politiche per rappresentare alla intera collettività quelli che sono i risultati, perché molto spesso ci si tra virgolette piange addosso e invece non si sa che ci sono casi di eccellenza come quello della Puglia, lo ripeto, che vanno attentamente rappresentati e portati all'attenzione della comunità non solo scientifica. Quindi grazie ancora. Allora chiamo il dottor Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo, che è uno dei protagonisti delle operazioni di tranche cover, quindi lo ascolteremo con molta attenzione perché ci porterà un'analisi di quella è un'analisi concreta della attuazione delle operazioni di tranche cover in Puglia. Quindi rispetto un passaggio rispetto a quello che è accaduto fino ad ora, rispetto all'analisi delle tranche cover che è stata ha preceduto questo intervento, nella quale sono stati tratteggiati, è stato tratteggiato il modello, in questo caso scendiamo nel concreto. Quindi scendiamo nel concreto per analizzare come in Puglia è stata strutturata l'operazione di ingegneria finanziaria. Vedremo che è articolata in una serie di caratteristiche. Il primo bando è diverso dal secondo, quindi tratteggerà poi il dottor De Vito in maniera con la sua consueta chiarezza. E poi nel primo pomeriggio si aprirà, prima dell'apertura del dibattito, verrà portata l'importantissima esperienza di Veneto Sviluppo,
che sarà rappresentata dal vice direttore generale, dottor Luca Felletti. I tempi cercherò, diciamo, anch'io di essere relativamente veloce anche nel rappresentare un po' anche questa esperienza che noi come Puglia Sviluppo e poi sicuramente successivamente il dottor Felletti porterà anche ai presenti, no, con l'esperienza che queste due regioni hanno promosso a livello nazionale sulle operazioni di trenchant cover. Allora, è inutile forse soffermarci ancora sull'analisi, no, su quello che è stato il quadro congiunturale che ha caratterizzato questi anni, no? Anni che sono stati contraddistinti da una grave crisi finanziaria che parte dal 2008, con una crisi del debito sovrano, con una normativa sempre più stringente sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale, a livello europeo. Tutto quanto questo ha portato a far sì che le banche avessero sempre di più un costo maggiore del proprio capitale sui finanziamenti a medio e lungo termine, e ha visto poi anche le banche dover sottoscrivere una parte rilevante del debito pubblico che molti operatori non italiani avevano purtroppo scaricato sul mercato. Tutto quanto questo ha prodotto ha aumentato la rischiosità degli attivi bancari e naturalmente tutto il tema, no, delle perdite sui crediti hanno naturalmente inciso sui bilanci e sul capitale soprattutto delle banche, e tutto quello che è stato rappresentato, tutta quell'analisi che ci ha fatto anche il professor Ferri, no, il dato di questa struttura bancocentrica oggi, che purtroppo ha contraddistinto questa esperienza, no, italiana, oggi purtroppo ha prodotto qualcosa come 160 miliardi di euro di sofferenze e 150 miliardi altri di euro di credito deteriorato. Tutto quanto questo ha provocato sicuramente una forte contrazione del credito sul sistema economico, cosa che naturalmente purtroppo, da quelli che sono stati anche gli altri interventi che mi hanno preceduto, non è un fenomeno transitorio, purtroppo è un fenomeno che dovrebbe, speriamo di no, caratterizzare anche i prossimi anni. E naturalmente c'è anche un altro elemento, anche questo che il professor Ferri ha rilevato, la bassa redditività delle banche sicuramente porterà a una ristrutturazione del sistema bancario italiano. Oggi abbiamo 694 banche a livello nazionale, qualcuno dice che nei prossimi 3-5 anni forse il numero delle banche a livello nazionale si dovrebbe addirittura dimezzare, e tutto quanto questo, oltre a questa ristrutturazione, ci troviamo anche di fronte a una contrazione dell'intermediazione bancaria. In tutto quanto questo, queste dinamiche naturalmente poi devono essere governate, no, nei diversi ambiti territoriali. Noi ci troviamo in una realtà regionale come quella della Puglia, che è una realtà abbastanza dinamica, no? Un po' la rappresentazione dei dati che dava poc'anzi il dottor Orlando ci dà una rappresentazione di un territorio che è molto attento, ha sviluppato una dinamicità imprenditoriale e anche una capacità di attrazione di investimenti esteri, anche di multinazionali, è molto importante, molto rilevante. Gli strumenti che la Regione Puglia ha posto in essere oggi hanno sostenuto qualcosa come 2 miliardi e mezzo di euro di investimenti. E questi dati li vediamo anche in termini rappresentazione di quella che è la realtà imprenditoriale a livello regionale. Vedete, voglio dire che al 31 dicembre 2013 abbiamo 380.000 unità sedi di impresa. Questo dato fa della Puglia non una regione in Italia, è la seconda a livello di Mezzogiorno subito dopo la Campania. Per darvi così un ordine di grandezza, la Puglia ha un numero di aziende che è il doppio a quello della Liguria e dell'Abruzzo ed è triplo rispetto a quello del Trentino e dell'Umbria. E questo dato naturalmente è un dato che naturalmente risente anche delle difficoltà del contesto congiunturale particolarmente difficile, è naturalmente un po' in diminuzione rispetto al 2012, meno 0,8%, ed è un po' in linea con quello che è il dato del nazionale, meno 0,51%, come vedete. Comunque è migliore di altre regioni anche del centro-nord, come per esempio Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. C'è un dato interessante che
le unità locali in Puglia al 2013 aumentano dell'1,7%, attestandosi a circa 58.200 unità. E brevemente, come vedete qui, c'è una classificazione del contesto imprenditoriale, no, di questa realtà. La maggior parte si concentra nel settore del commercio, 31% contro il dato 27% della scala nazionale. Anche l'agricoltura riveste ancora un ruolo importante, 23% delle imprese registrate contro un dato del nazionale del 19%, del mezzogiorno del 19% e nazionale del 14%. Al terzo posto abbiamo ancora un settore che purtroppo soffre della crisi, che è quello delle costruzioni, 13%, e poi arriviamo al manifatturiero che si attesta intorno al 10% e i servizi alle imprese intorno al 7,5%, quest'ultimo è un dato che ha registrato una certa espansione. Velocemente, ci sono state, diciamo, delle stime, no, che ha fatto Unioncamere e anche la stessa Banca d'Italia, che ci forniscono forse dei dati che sono utili anche per definire quelli che possono essere i possibili scenari per, diciamo, definire anche le politiche di intervento regionale e come queste possono assecondare lo sviluppo dell'economia regionale nel 2014. Alcuni dati, no? Si prevede una crescita del PIL regionale del più 0,1%, naturalmente che è, diciamo, sotto questo punto di vista anche inferiore rispetto a quello nazionale, che si attesta intorno allo 0,6-0,7%. C'è una ripresa degli ordinativi industriali, c'è un aumento in termini di stima degli investimenti fissi lordi più 1,1% e c'è anche una significativa accelerazione dell'export che si attesta intorno al 3%. Tutto quanto questo e rispetto, diciamo, a un ciclo di programmazione 2007-2013 che si sta per chiudere e che, diciamo, come vi dicevo prima, ci ha consentito di attivare una serie di interventi che hanno sostenuto, lo vediamo in queste slide, le politiche di intervento e le politiche di sostegno agli investimenti produttivi. Si tratta poi, naturalmente, rispetto a questi dati, anche di capire, di definire quello che sarà il prossimo ciclo di programmazione e quali azioni, quali interventi, quali elementi di supporto la politica regionale dovrà eventualmente attenzionare, sviluppare, metabolizzare, predisporre per continuare, diciamo, a evitare che quel patrimonio di tante realtà di micro e di piccole dimensioni non vada disperso, perché questo è un tema importante. Le 380.000, 390.000, le 400.000 unità che in questo momento operano nel territorio regionale rappresentano per il contesto produttivo, non soltanto regionale ma nazionale, un patrimonio, e questo patrimonio dobbiamo cercare di capire come salvaguardarlo. Su alcuni strumenti, per esempio, no, il PIA per le medie imprese, la Regione ha attivato uno strumento specifico, come vedete ci sono investimenti che sono stati agevolati e sono in corso di realizzazione per circa 270 milioni di euro. Il PIA piccole imprese, ce ne sono, diciamo, 42 che sono state agevolate e sviluppano investimenti per altri 136 milioni di euro. E poi c'è un altro strumento molto interessante che ha riguardato le micro e le piccole imprese, uno strumento che abbiamo condiviso, abbiamo predisposto, abbiamo attivato con una, diciamo, anche interlocuzione con il sistema del credito, con il sistema bancario, che per quanto ci riguarda ha risposto con grande attenzione a questo strumento. Adesso si parla di Sabatini, quando, diciamo, noi, diciamo, questo strumento che ha anticipato la Sabatini l'abbiamo attivato nel gennaio del 2009. Come vedete, noi abbiamo qualcosa adesso, le domande presentate sono 3.188, ma un dato aggiornato al 31 dicembre del 2013. Ad oggi invece le domande sono quasi 3.600, vi chiedo scusa per non aver riportato un dato aggiornato, ma al 31 dicembre le 3.100 domande hanno sviluppato investimenti per 500 milioni di euro. Tenete conto che questo strumento, che passa necessariamente attraverso il sostegno, attraverso, diciamo, la predisposizione di una delibera di mutuo, quindi c'è necessariamente il coinvolgimento del sistema bancario, ha la possibilità di godere, di avere, diciamo, la possibilità di utilizzare una garanzia di un COFIDE. Come vedete, sulle 3.100 domande, 1.100 sono state garantite dai COFIDI regionali, a cui faceva anche riferimento poc'anzi il dottor Orlando, che hanno svolto e hanno avuto, diciamo, una dotazione consistente di circa 100 milioni di euro appunto per sostenere gli investimenti e garantire gli investimenti delle imprese. Quindi circa il 35% degli interventi del titolo 2 sono stati agevolati, hanno, diciamo, goduto di una garanzia di un COFIDI.
come vedete gli investimenti conclusi sono già 2000, approvati sono 2500, conclusi quasi 2000. Da tutto quanto questo, voglio dire, si evince quindi che la Regione Puglia ha attivato una politica di sostegno che ha guardato sia a predisporre strumenti che hanno goduto della strumentazione tradizionale, quella del conto impianti e quindi aiuto a finalità regionale, ma oltre a questa naturalmente abbiamo cercato, si è cercato di attivare, di ampliare, di aumentare le forme di finanziamento bancario. Gli strumenti sono strumenti che abbiamo attivato tutti quanti a sportello, non c'è un meccanismo che ha previsto lo strumento, la metodologia della graduatoria, sono tutti quanti strumenti a sportello, sono sia semplificati e allo stesso tempo selettivi. Come dicevo prima, l'attenzione è stata rivolta quindi non solo a creare strumenti di sostegno sotto l'aspetto, diciamo, sotto il profilo degli aiuti a finalità regionale, ma anche a quello di rafforzare le forme di finanziamento, soprattutto quello bancario. Questo per consentire e mettere nelle condizioni alle imprese che avevano e hanno bisogno di realizzare i loro programmi di investimenti di avere una copertura in grado di rendere fluida, rendere razionale e consentire quindi la realizzazione del proprio programma di investimenti. Tutto quanto questo è stato configurato all'interno della programmazione PIO 2007-2013 e, come ricordava il dottor Orlando, oggi purtroppo sono queste le uniche risorse che la Regione può utilizzare, può mettere in campo per sostenere questi processi, queste azioni di sostegno al sistema produttivo. E quindi, diciamo, tra gli strumenti finanziari innovativi per favorire l'accesso al credito ne abbiamo tre: quello tradizionale dei fondi patrimoniali per i cofidi, faceva riferimento prima ancora, diciamo, lo ricordiamo, 100 milioni di euro ai cofidi, poi abbiamo queste due altre azioni: l'azione che riguarda l'adeguamento del ruolo della struttura dei cofidi relativamente alle nuove regole di Basilea 2 e anche, diciamo, in prospettiva alle regole di Basilea 3. Ecco, questo è un tema molto importante perché a livello regionale oggi abbiamo la presenza di quattro, diciamo, cofidi molto, diciamo, più strutturati, che in questo momento hanno, diciamo, anche goduto di questa dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione. Uno solo è 107, gli altri tre sono ex 106. La notizia importante è che anche gli altri tre, attraverso questa azione di sostegno, stanno definendo tutte l'iter per anche loro, diciamo, avviare l'iscrizione al 107. E poi, diciamo, lo strumento, diciamo, l'ultimo è quello degli strumenti di ingegneria finanziaria, che, diciamo, guardano e hanno una gestione che è diretta da parte di Puglia Sviluppo, sono quello della controgaranzia e quello che oggi stiamo un attimino trattando, che è quello del trenched cover. Lo abbiamo ricordato, lo ricordava anche il dottor Tedesco, il fondo trenched cover è sicuramente uno strumento innovativo di garanzia, risponde a quelli che sono i requisiti del regolamento 1083 del 2006, è uno strumento di ingegneria finanziaria. La Regione Puglia, lo ricordo, è stata la seconda regione dopo il Veneto ad aver attivato questo strumento. È uno strumento che, lo ricordava ancora il dottor Tedesco, risponde a quello che è un principio comunitario, no? L'accesso aumentato al finanziamento e quindi la possibilità per altre imprese che hanno o vuoi difficoltà di accesso al credito per garanzie non sufficienti o per un rischio percepito relativamente all'attività, al determinato, diciamo, contesto in cui opera l'investimento, tipo per esempio il settore, diciamo, delle imprese innovative, naturalmente questo strumento può, diciamo, risolvere in parte naturalmente le difficoltà di accesso al credito. Sulla disciplina non mi vorrei neanche, diciamo, più di tanto focalizzare, lo ricordava prima, poc'anzi nel suo intervento, sempre il dottor Tedesco. Le strutture di trenched cover sono delle strutture che sono trattate alla stregua di operazioni di cartolarizzazione, non seguono l'operazione di cartolarizzazione, quella tradizionale, perché non c'è emissione né di titoli
né di attivi, e diciamo non sono neanche configurabili come delle vere e proprie cartolarizzazioni sintetiche, perché non c'è cessione del rischio, però sono, diciamo, semplicemente prevedono la partecipazione del rischio attraverso delle forme di protezione, appunto, del credito, di una componente che sopporta le prime perdite del portafoglio stesso, e quindi, diciamo, da qua, diciamo, deriva tutto il tema della struttura segmentata del portafoglio. La condizione a cui naturalmente bisogna rispettare, che è quella necessaria e sufficiente, è avere, diciamo, un diverso profilo, come lo ricordava il dottor Tedesco, di rischio, no? Tra la tranche junior e la tranche senior. La tranche junior gode di un'agevolazione pubblica, in questo momento quella del cash collateral di Puglia Sviluppo, la tranche senior, rimane invece sotto l'aspetto, diciamo, della garanzia del rischio a carico della banca che è originator del portafoglio. Il cash collateral, per quanto ci riguarda, è una garanzia di tipo pignoratizio. Le strutture trenched, ecco, diciamo che il tema importante, no, consentono di avere una riduzione, diciamo, molto significativa dei requisiti patrimoniali. Ci deve essere una condizione. La condizione è quella che su una parte del portafoglio, che è quella del portafoglio senior, quella naturalmente non garantita una partecipazione pubblica, ci sia la possibilità di avere o di calcolare il famoso rating. Questo rating è un giudizio, appunto, sintetico sulla tranche senior che è, diciamo, a garanzia copertura della banca. Abbiamo oggi, ai fini prudenziali, due metodi che vengono utilizzati. Questo, un primo è il metodo standard, il secondo è il metodo basato sui rating interni, che, diciamo, forse le banche più strutturate hanno al proprio interno. Entrambi questi metodi associano una determinata ponderazione e quindi un determinato requisito patrimoniale alla valutazione del merito del credito, sintetizzata in un giudizio di rating. Naturalmente abbiamo già detto quali sono i benefici. Per le PMI abbiamo una disponibilità di nuovo credito, di nuova finanza, tutte le operazioni, poi lo vedremo dopo anche qual è il portafoglio che la Regione Puglia ha attivato, in questo, diciamo, abbiamo per fortuna, diciamo, superato anche la dotazione del Veneto, perché, diciamo, noi lo vedremo dopo, abbiamo un portafoglio di 215 milioni che in questo momento abbiamo attivato con questo strumento. Diciamo, quindi c'è un accesso aumentato alla disponibilità del credito e c'è naturalmente in tutto quanto questo una riduzione del costo, che è quale effetto, appunto, di una traslazione, no, sul pricing del minor assorbimento patrimoniale che le banche hanno rispetto, diciamo, all'utilizzo di questa garanzia pubblica. Per la banca, appunto, originator, il beneficio è l'abbattimento dell'assorbimento patrimoniale, e c'è anche, naturalmente, tutto quanto questo, anche un efficientamento dei rischi. C'è anche un'analisi che abbiamo fatto, considerare, appunto, sia i coefficienti di ponderazione del rischio e sia, naturalmente, anche la struttura normativa. Le banche di maggiore dimensione che possono utilizzare i rating interni hanno, diciamo, un beneficio maggiore in termini di riduzione significativa degli assorbimenti patrimoniali. Le banche invece che utilizzano il metodo standardizzato beneficiano in prevalenza di un efficientamento del rischio in termini, appunto, di protezione del rischio di credito. Su questo è inutile soffermarci. Lo ricordava poc'anzi il dottor Orlando, noi abbiamo avviato due avvisi. Il primo avviso è stato pubblicato nell'agosto del 2012, la dotazione finanziaria era di 9 milioni, si prevedeva solo ed esclusivamente la tranche junior, quindi la garanzia, diciamo, della tranche junior attraverso il cash collateral di Puglia Sviluppo. Questa aveva una copertura della garanzia dell'80%, lo spessore della tranche junior, lo vediamo qui, no, era del 10%. La fase di ramp up per quanto riguarda la costruzione del portafoglio era di 24 mesi dalla firma dell'accordo convenzionale. Come vedete qui, la finalità dei finanziamenti erano soprattutto prestiti finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese innovative, prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali e prestiti, poi c'era una parte anche del singolo investimento che aveva la possibilità di utilizzare un finanziamento per quanto riguarda l'attivo circolante per un limite massimo del 20%. Gli importi dei singoli finanziamenti erano minimo 50.000, massimo 400.000 euro. Sulla prima
sul primo tranche cover non c'erano, le operazioni dovevano essere assistite da garanzie reali. Ecco qui lo spessore della tranche era del 10%. Secondo avviso, il secondo avviso lo abbiamo pubblicato a gennaio del 2014, la dotazione era di circa un po' più, era superiore rispetto a quella della prima, 15 milioni. La prima differenza è che rispetto alla prima edizione non c'è solo la tranche junior, ma abbiamo inserito anche la tranche mezzanine, che è in capo naturalmente a uno dei cofidi che operano sul contesto regionale. La copertura della garanzia è 80% della tranche junior e 80% della tranche mezzanine. Come vedete qui la fase di ramp up si è accorciata un attimino, la tempistica non è più 24 mesi ma è 18 mesi. Sul secondo avviso, come vedete, abbiamo anche aumentato, diciamo, le tipologie, le finalità degli investimenti. Le prime tre rimangono invariati, sono stati inseriti due nuove tipologie di finanziamenti garantiti da questa operazione, che sono i prestiti per processi di capitalizzazione aziendale e anche poi i prestiti per il consolidamento delle passività a breve. Abbiamo, rispetto alla prima edizione, aumentato l'importo dei singoli finanziamenti, il primo era 50-400, adesso è 50-700.000, con un tetto di massimo 400.000 per quanto riguarda il consolidamento delle passività a breve. E abbiamo dato poi la possibilità alle singole banche, nel momento in cui hanno partecipato a questa seconda edizione, di poter utilizzare o la tranche junior singolarmente, in questo caso lo spessore del 10%, nel momento in cui invece si voleva utilizzare anche la tranche mezzanine, la tranche junior aveva uno spessore del 7%, la tranche mezzanine del 6%, quindi diciamo c'era uno spessore complessivo del 13%. Come vedete qui, il primo avviso ha visto l'aggiudicazione di un cash collateral di 3.200.000 euro a Banca Unicredit, che ha, diciamo, ha in corso la costruzione di un portafoglio di 40 milioni di euro. Sul secondo avviso abbiamo avuto e abbiamo già accordato, è in corso anche di definizione di sottoscrizione il contratto di impegno, tre nuovi istituti di credito: sono Banca Popolare di Bari, che prevede un portafoglio di 75 milioni con un cash collateral accordato di 6 milioni, Banca Popolare di Puglia e Basilicata un portafoglio da 37 milioni e mezzo con un cash collateral di 3 milioni e il Monte dei Paschi di Siena portafoglio da 62 milioni e mezzo. Monte dei Paschi è l'unica delle tre banche che ha utilizzato anche, ha coinvolto anche nella costruzione del portafoglio una dei cofidi che operano sul territorio regionale, quindi in questo caso oltre alla tranche junior c'è anche la tranche mezzanine, e con un junior, appunto, con un cash collateral di 3 milioni e mezzo. Quindi, come vedete, con 15 milioni e 700 mila euro di garanzie pubbliche vengono attivati 215 milioni di nuova finanza, di nuovo portafoglio complessivo. Qui abbiamo poi anche le differenze, no, che hanno caratterizzato il primo e il secondo avviso, e una, diciamo, ce ne sono diverse, come ho avuto modo anche di rappresentarvi. Naturalmente in questo caso c'è la possibilità poi per le banche di procedere alla cartolarizzazione del 20% di tranche junior e di tranche mezzanine, che in questo momento rimangono a carico della banca originetta. Io mi fermerei qui. Quello che noi in questo momento facciamo in termini, diciamo, di ruolo è quello di essere l'organismo intermedio che, appunto, per conto della regione gestisce tutti gli strumenti a finalità regionale. Tutti i 2 miliardi e 400 milioni di euro in questo momento sono stati istruiti dalla nostra struttura e vengono istruiti, gestiti e anche monitorati. E poi, diciamo, a questo si è aggiunto il ruolo di organismo finanziario, appunto la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria. Noi ritengo, l'ho anticipato anche il dottor Orlando, al massimo entro giugno usciremo con la terza e ultima edizione per quanto riguarda la programmazione 2007-2013 del Trenched Cover, che avrà anche la terza edizione delle novità importanti rispetto alle prime due. E poi ultima attività che la regione ci ha, diciamo, assegnato è quella di essere la struttura che, diciamo, supporta un po' il sistema produttivo regionale in termini di internazionalizzazione. La ringrazio e per aver tratteggiato in maniera chiara e con i numeri, poi avremo modo di leggere la sua relazione e tutto, diciamo, quello che è la funzione importantissima che svolge Puglia Sviluppo, la best practice che si può
che deve essere rappresentata a livello nazionale e soprattutto con l'occasione per evidenziare l'effetto leva del quale ho parlato inizialmente, e cioè quello che ha evidenziato rispetto alle risorse pubbliche che vengono messe in campo, c'è un effetto leva elevatissimo che consente di agevolare la crescita delle PMI. Grazie. Chiudiamo la sessione pomeridiana e qui accanto a me c'è il dottor Luca Pelletti, vice direttore generale di Veneto Sviluppo SPA. Ci parlerà dell'esperienza delle operazioni di ingegneria finanziaria in Veneto, e discutendo le modalità di intervento e i risultati. E come ho anticipato in chiusura della sessione mattutina, Veneto Sviluppo è stata la prima ad operare sugli strumenti di ingegneria finanziaria, quindi risulterà particolarmente interessante ascoltarlo. Grazie dottor Tedesco, grazie a voi, farò in modo che sia una cosa indolore, soprattutto dopo pranzo. Io parto da una considerazione che è emersa nel corso della conversazione, nel corso delle illustrazioni mattutine, se non ora quando. Il professor Ferri ha lanciato questa sorta di provocazione sul tema delle garanzie pubbliche. Io credo che noi ce la dobbiamo fare e ce la possiamo permettere. Come? La prima risposta è evitando, e lo dico agli amici che hanno non solo delle responsabilità a livello regionale ma anche a livello nazionale, evitando di replicare strumenti e agendo in maniera sinergica tra risorse regionali e risorse nazionali. Sarebbe già un buon primo inizio. Qui va riscoperto e anche semplificato, armonizzato, razionalizzato quindi il ruolo delle finanziarie regionali. Uno dei motivi per i quali io credo che si possa e ci siano le condizioni per farcela deriva dal fatto che ci siano tutte le condizioni per spendere completamente e meglio le risorse che sono già a disposizione senza doverne eventualmente reperire delle altre. Che cosa facciamo? Chi è Veneto Sviluppo? Cosa fa? Chi siamo? Come operiamo e soprattutto attraverso quali strumenti? Questa è sostanzialmente la nostra mission. È una società, Veneto Sviluppo è una società di diritto privato a maggioranza di capitale pubblico, 51% regione, 49% rappresentata dai principali istituti di credito che insistono sul territorio nazionale. È un 107 iscritto all'albo degli intermediari finanziari. Veneto Sviluppo nasce quindi tipicamente con questa funzione primaria di intermediazione finanziaria proprio al fine di favorire il processo di industrializzazione. Ma noi aggiungiamo anche, al fine anche di ovviare al problema comune a molte imprese di non riuscire ad accedere facilmente ai mercati finanziari. Come e per cosa si caratterizza tendenzialmente il mercato imprenditoriale veneto? Le proprie criticità, le criticità che maggiormente vengono messe in evidenza sono la difficoltà di accesso al mercato finanziario, oltre alle limitate possibilità di autofinanziamento, nonché una stretta correlazione a un'alta rischiosità degli investimenti. C'è un argomento che non è stato trattato in mattinata, rispetto al quale io credo che ci siano degli elementi discriminanti assolutamente indispensabili da dirimere perché le nostre imprese abbiano una vision di medio periodo più efficace. C'è una modestissima programmazione finanziaria abbinata ad una quasi totale assenza di consulenza adeguata. Un livello di imprenditorialità estremamente elevato, portato a livelli di stress assoluto, accompagnato da una quasi totale assenza di programmazione e una quasi totale assenza di adeguata consulenza aziendale. Queste sono miscele evidentemente che diventano esplosive se non si ha un giusto processo di accompagnamento. Questa è la nostra compagine sociale, siamo una realtà forse eccessivamente patrimonializzata rispetto a quella che è la mission che ci è stata attribuita, perché 130 milioni di euro di patrimonio netto interamente versato, agendo peraltro su fondi di natura terza, sono probabilmente anche un elemento di sovradotazione rispetto a quelle che sono le esigenze dirette. Ma questo patrimonio e questa mission ci permette probabilmente di avere una serie di commistioni, di attività
funzionali e sinergiche sul territorio, perché mentre cambiano le esigenze di mercato e si trasforma il tessuto imprenditoriale, quindi mentre il fine muta, noi abbiamo ritenuto che non si potesse rimanere immobili. Ed ecco perché anche in un prossimo aumento di capitale cercheremo di conservare questa natura privatistica che consente di avere, sin nella fase iniziale, una compartecipazione diretta del tessuto e del sistema bancario. Questo, a nostro avviso, proprio in un'ottica anche federalista di raccordo tra finanza pubblica locale e finanza privata, riteniamo che possa, attraverso l'attività di coordinamento di investimenti pubblici regionali, non solo gestire meglio le società strumentali, ma anche favorire una programmazione più attenta e anche un contenimento della spesa pubblica. Questi sono i danari a nostra disposizione. Quando parlo di risorse in gestione, le definisco in tre macro blocchi: fondi di garanzia, fondi di rotazione e fondi di capitale di rischio. Nel ragionamento che cercherò di accompagnare nella mia breve esposizione ci sta proprio un rapporto sinergico tra chi fa che cosa e come completare il cerchio degli strumenti da mettere a disposizione delle aziende. Quando parliamo di fondi di rotazione, che è un po' l'attività core che nel recente lontano passato ha caratterizzato la struttura della società finanziaria, parliamo di erogazione di finanziamenti bancari in maniera agevolata, attraverso non solo contribuzione in abbattimento in conto interesse, ma contribuzione anche in conto capitale. Devo dire che le forme di contribuzione in conto capitale le abbiamo ridotte al minimo, e la contribuzione in abbattimento in conto interessi, in taluni casi abbinata a delle forme miste, invece determina dei benefici estremamente importanti sul territorio. A questo si abbinano fondi di garanzia, e parliamo di fondi di gestione diretta di garanzia a valere sul patrimonio, ecco il perché di una dotazione finanziaria patrimoniale significativa, in quanto possiamo rilasciare garanzie dirette a valere, a prima richiesta, a valere sul patrimonio, ma anche strumenti di cogaranzia o controgaranzia agevolate. Il terzo comparto è quello, a mio avviso, più innovativo, in quanto ci consente di effettuare una serie di investimenti sul capitale di rischio, acquisendo di fatto un ruolo di holding di partecipazione, di finanziere di investimento. Noi ragioniamo esattamente come un fondo di private equity, in quanto entriamo direttamente nel capitale sociale delle aziende. Questo sia sul versante delle energie, sul versante dell'utilities, sul versante delle attività imprenditoriali ad alto valore aggiunto, quindi con alto contenuto tecnologico, sia le startup versione 2.0 sostanzialmente, che hanno obiettivi di internazionalizzazione, di ricambio generazionale o di crescita dimensionale sul territorio nel quale insistono. Come si accede e come funziona un fondo di rotazione? Molto semplice. Da qui si capisce il livello sinergico. La banca convenzionata, ovvero tutti i principali istituti di credito che insistono sul territorio, fanno una valutazione a loro insindacabile giudizio della valutazione del merito di credito. Perché questo? Nel momento stesso in cui accedi al beneficio di un fondo di rotazione, quindi a un beneficio caratterizzante la presenza di denaro pubblico, sai già a priori se il progetto è finanziabile o non è finanziabile. Questo significa ridurre i tempi di attesa da parte delle imprese e sapere se quel tipo di attività è possibile porla in essere piuttosto che non no. Noi in cosa ci concentriamo sostanzialmente? Nelle verifiche oggettive, cioè verifiche di requisiti, ammissibilità delle agevolazioni piuttosto che non ammissibilità delle spese, nelle verifiche di congruità e di copertura finanziaria, quindi il merito agevolativo entra nel merito nella capacità di far fronte da un punto di vista del rimborso finanziario o meno, quindi correlato all'effettiva solidità e solvibilità del cliente, e al tema della rendicontazione, ovvero della prenotazione fondi. Noi siamo sostanzialmente garantiti, in quanto il rischio credito nell'utilizzo dei fondi di rotazione lo abbiamo lasciato in capo agli istituti di credito, i quali sono soggetti garanti qualora si verificasse una situazione di insolvenza da parte delle imprese che hanno avuto il beneficio da un punto di vista dell'abbattimento degli oneri finanziari. In che modo poter accedere a questo tipo di attività? Voi considerate che noi gestiamo 18 fondi di rotazione. Questi 18 fondi di rotazione oggi generano finanziamenti a oltre 10.000 imprese per 1 miliardo 350 milioni di euro. Questi sono i numeri sui quali noi oggi stiamo lavorando. Gestire 18 fondi di rotazione non significa essere efficienti, significa essere disordinati e burocrati. Noi abbiamo adottato un meccanismo di recente, negli ultimi 60 giorni, approvato dalla nostra regione, che ha consentito per l'89% di questi fondi di
esattamente per questi, di procedere ad un unico processo di disposizioni uniche, tale per cui gli imprenditori, quindi il beneficiario finale, hanno le medesime regole di ingaggio. Sta a significare che gli imprenditori sanno esattamente come poter accedere a questi fondi, essendo loro stati già uniformati in termini di attività, settore produttivo, durata, importi e soprattutto regole di ingaggio. Quando parliamo di regole di ingaggio significa avere digitalizzato la richiesta di poter accedere a questi fondi di rotazione. Una delle difficoltà, e si collega strettamente a molte delle considerazioni emerse in mattinata, è come spendere e perché spendere, utilizzando quali fondi. Io ritengo che ci siano ancora molti fondi che non sono stati pienamente utilizzati, e una delle esigenze, io credo uno dei doveri morali delle finanziarie regionali, sia quello, assieme alle regioni di riferimento, sia quello di mettere gli imprenditori nell'aumentare la capacità di spesa. Da quando abbiamo introdotto questi strumenti che consentono in maniera informatica di poter accedere garantendo tempi certi e anche responsabilità certe rispetto ai giusti sì e necessari no, quindi non creare discrasia tra chi presenta la domanda e chi deve fare la valutazione del merito creditizio e chi la valutazione del merito agevolativo, devo dire che il risultato è stato talmente importante che noi siamo in overbooking nell'utilizzo dei fondi che sono a nostra disposizione. Quindi stiamo ragionando con assoluta attenzione sui nuovi strumenti della programmazione 14-20, perché sugli strumenti della programmazione che è in fase di conclusione, devo dire, abbiamo attinto a tutte le risorse avendo definitivamente speso tutto quanto era nella nostra disponibilità. Questo sta a significare la domanda elettronica, poter accedere non solo via web ma anche rilevare in anticipo le attività degli intermediari, riducendo gli aspetti burocratici. Si innesta questo ragionamento nel processo di carattere consulenziale, perché quando parliamo di monitoraggio dell'attività degli intermediari, noi abbiamo dotato di una password gli istituti di credito e i consorzi fidi di garanzia, sfoltendo tutto quel secondo livello, quel sottobosco di attività funzionale a far perdere molto spesso tempo agli imprenditori, a non generare quei risultati invece di cui le imprese oggi hanno bisogno. C'è un livello di responsabilizzazione degli istituti di credito che sono con noi convenzionati, e c'è una tracciabilità del servizio che loro offrono, visto che è un servizio che viene svolto in sinergia con la finanziaria regionale. Il tema delle garanzie. Questa mattina si è parlato molto di tranched cover. Io, proprio per non annoiarvi, ci tornerò sopra in maniera assolutamente light, e vorrei introdurre invece un secondo argomento. Da quali elementi e da quali considerazioni siamo partiti? L'anno che ci siamo lasciati alle spalle per quanto riguarda la regione del Veneto ha visto un sistema bancario che ha registrato una contrazione di erogazione media sul sistema di 4,5 punti, 4,45 punti. E in realtà questi 4,45 punti lievitano in maniera più che esponenziale, siamo a quasi 11 punti in percentuale se guardiamo il livello di contrazione delle erogazioni ordinarie di credito sulle imprese che hanno un dimensionamento inferiore ai 20 addetti. Una carenza di credito, ne abbiamo visto, che ha determinato una contrazione di liquidità aziendale con effetti a catena su tutta la filiera e una riduzione progressiva del giro d'affari complessiva anche in quelle produzioni economicamente non compromesse. Ma ha determinato anche l'impossibilità successivamente di avviare nuovi investimenti. Cosa abbiamo attivato? Da una parte il processo dei tranched cover a supporto funzionali a sostenere un processo di investimenti sul territorio. Dall'altra invece una misura assolutamente innovativa per quanto ci riguarda, rispetto alla quale il riscontro è stato immediatamente positivo da parte del territorio, che è stato il processo della riassicurazione del credito. Il processo della riassicurazione del credito si innesta quindi in questa triplice attività che è nucleata in questa slide. Possibilità di concedere garanzie dirette a prima richiesta a valere sul nostro patrimonio, perché agiamo esattamente come un Confidi vigilato. La possibilità di porre in essere i tranched cover con l'obiettivo di attivare processi di investimento, e il tema della riassicurazione del credito. Velocissimamente il tema dei tranched cover, e lascio per ultimo il tema della riassicurazione del credito. Soggetto proponente siamo noi. Il soggetto finanziatore, noi abbiamo individuato due istituti di credito presenti sul territorio, soggette a IRB avanzato,
Il lotto finanziario come prima tranche è stato di 4 milioni e mezzo, la leva finanziaria che si è generata era potenzialmente di 121 milioni di euro. Questa è la struttura sulla quale noi abbiamo lavorato. È una struttura che vede soggetto regione che assegna al fund manager, noi, le risorse pubbliche per costituire un collaterale di cassa, quindi Veneto Sviluppo è il gestore delle risorse regionali per l'operazione ordinaria, accanto nella composizione mezzanino i consorzi fidi di garanzia, ai quali abbiamo chiesto di fare un salto di qualità. Noi abbiamo 8 consorzi fidi di garanzia, 107 vigilati, adeguatamente patrimonializzati, ai quali abbiamo detto non è possibile che voi ragioniate in maniera ancora non strettamente connessa tra di voi, vi chiediamo di costituire un RT. È una delle prime RT a livello nazionale che ha consentito loro di porre in essere anche degli elementi sinergici abbastanza innovativi. I consorzi costituiscono il singolo portafoglio in accordo con l'istituto di credito e presta il cash collateral, quindi quella dotazione finanziaria a fronte della tranche mezzanina. Il ruolo della banca è stato quello di costituire il portafoglio di esposizioni creditizie, ottenendo evidentemente la mitigazione dei requisiti patrimoniali, e la PMI ha ottenuto il fabbisogno di finanziamento richiesto. La tipologia del finanziamento è un finanziamento chirografo. Arriviamo al massimo a 36 mesi e nascono sostanzialmente a supporto del fabbisogno di capitale circolante. Gli importi dei finanziamenti sono oscillanti tra i 30 e i 300 mila euro. Vi sto illustrando una tranche cover che chiuderemo nel prossimo consiglio d'amministrazione della settimana prossima, quindi siamo già pronti al secondo giro, al secondo round. La copertura della garanzia su base singola è l'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente evidentemente a questo portafoglio investimenti. Perché vi dico chiudiamo la prima tranche e ragioniamo sulla seconda? La seconda, vi do qualche anticipazione, avrà delle caratteristiche tecniche assolutamente differenti. Ramp up 12 mesi? No, troppo lungo. Ramp up 12 mesi consente di non avere un'adeguatezza in termini di pricing. Dal momento in cui si inizia, al momento in cui si chiude l'operazione, il rischio che la variabilità del pricing sia tale per cui l'operazione non sia più appetibile. Ramp up sarà un 3 più 3 o comunque un 6 mesi. Questo ci consente di essere più allineati a quelle che sono le esigenze di mercato. Secondo, nell'operazione il mezzanino non sarà più costituito semplicemente da un raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi, ma stiamo proprio con quella logica iniziale con la quale vi dicevo vogliamo fare sinergia sul territorio, coinvolgere il sistema camerale e alcune istituzioni di natura nazionale tale per cui il nostro mezzanino sia così pinguo da o downgradare i rating rispetto ai quali noi effettueremo questo tipo di attività o ragionare su una leva moltiplicativa assolutamente diversa. Quella sulla quale abbiamo ragionato oggi aveva leva moltiplicativa 14. Il processo della riassicurazione. Quindi se da una parte stiamo sostenendo le imprese che sono nella condizione di effettuare un po' di investimenti, il nostro tessuto ha una quantità enorme di piccole e piccolissime imprese che invece stanno soffrendo il credito ordinario. Quando ragioniamo di riassicurazione del credito ragioniamo di imprese che si trovano in questa circostanza. Uno, a fronte della presentazione di bilanci che 9 volte su 10 sono peggiorativi anno rispetto all'anno precedente, le esigenze finanziarie che abbiamo ravvisato in termini di criticità sono state soprattutto 3. Il primo, come allungare a queste imprese a moratoria terminata i propri piani di ammortamento. 2. Come metterle queste imprese di avere delle agevolazioni per avere un consolido di passività. 3. Come garantire loro il tema della liquidità, sia essa si tratti di rinnovo liquidità piuttosto che non nuova liquidità. Ecco, su queste linee di intervento noi abbiamo posto in essere questa misura in un processo di filiera che consente di riassicurare, dicevo, valere su un fondo nostro il credito che viene concesso dalle banche. Le banche che hanno già in pancia questi clienti, a proprio insindacabile giudizio, rieffettuano una valutazione del merito creditizio. Con quale strumento? Sapendo che per la prima volta si portano a casa una garanzia a prima richiesta a valere sul patrimonio di questi consorzi 107 vigilati da Banca d'Italia, i quali a loro volta godono di una riassicurazione con un cash collateral che mettiamo noi loro a disposizione. È vero che gli istituti di credito, a differenza di altri strumenti, non godono della mitigazione in termini di assolvimenti patrimoniali, ma altresì vero che nella valutazione del merito creditizio, qualora il soggetto non si dimostrasse sufficientemente agile da prestare le giuste garanzie per avere consolido passività piuttosto che una nuova liquidità, sa che può godere di una nuova garanzia a prima richiesta e di una riassicurazione generata da un fondo interamente versato di natura pubblica
sui conti di Veneto Sviluppo che consentono di intervenire su tutte le prime perdite. È una sorta di tranche reinventato che non agisce più su garanzie di portafoglio, ma agisce su singole garanzie di singole operazioni, su tre attività che hanno un rischio diverso, che non sono correlati necessariamente agli investimenti, ma allungamento, consolido e liquidità. Questi sono i numeri, ci hanno dato ragione. Quattro mesi del 2013 hanno generato 2.124 operazioni di riassicurazione per un controvalore di 162 milioni e 500 mila euro. Significa che questo processo è stato ben digerito e soprattutto gradito dal mercato e ha consentito a oltre 2.000 aziende di poter avere quel rinnovo sulle linee di affidamento di breve e di medio periodo che diversamente non avrebbero avuto. L'intelligenza di porre in essere queste operazioni sta nel fatto, nel dover obbligatoriamente considerare che nel momento in cui vengono poste in essere non si devono considerare cristallizzate. Queste sono operazioni il cui nostro intervento è di riassicurazione è cappato. Significa periodicamente, con una scadenza semestrale di 9 mesi o al massimo 12 mesi, andare a vedere i cap di copertura affinché siano correttamente correlati a quello che è l'indice di rischiosità che il settore di riferimento sta generando. In ultimo, le partecipazioni societarie. Noi riteniamo che la nostra attività di private equity sia in grado di generare esternalità positive proprio sul contesto territoriale di riferimento, perché quell'investimento paziente che diceva questa mattina il dottor Tedesco, sia in termini di crescita economica ma anche occupazionale. Noi abbiamo tre fondi di capitale di rischio e sono fondi che ci consentono di avere partecipazioni minoritarie e temporanee, tutte finalizzate a far crescere il tessuto imprenditoriale. Noi interveniamo con delle quote minoritarie e ove riteniamo che il management di riferimento sia adeguato, nulla va a intaccare l'assetto che esiste già e interveniamo solo all'interno del consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale. Queste sono le caratteristiche ordinarie dei fondi di equity. Patrimonio destinato e fondo capitale di rischio. Patrimonio destinato è finalizzato all'investimento di imprese che hanno già portato avanti un proprio percorso industriale di fatto. Il fondo di capitale di rischio invece è funzionale soprattutto a favorire la nascita di nuove imprese per la realizzazione di progetti innovativi. La durata di questi fondi è mediamente di 10 anni, le dotazioni sono significative perché abbiamo 35 milioni, 20 milioni e in ultimo poi abbiamo addirittura un fondo di partecipazione per gli strumenti cooperativi di soli in questo momento 2 milioni e 2, ma che stanno già generando significativi investimenti, dove noi interveniamo come socio sovventore. Nel fondo capitale di rischio la nostra quota partecipativa può arrivare al massimo al 49% e il range degli investimenti può arrivare al massimo a 1,5 milioni e interveniamo su società che non hanno sufficientemente accesso ai mercati di capitale sia nella fase iniziale del ciclo, quindi seed capital, finanziamo anche gli studi di fattibilità e la valutazione dell'idea imprenditoriale, mentre col patrimonio destinato le tipologie di investimenti sono early stage financing piuttosto che non expansion. Termino con le ultime due slide. Noi ragioniamo esattamente come un fondo di investimento privato. Questi sono gli step che ci caratterizzano nella valutazione o meno dell'inserimento del capitale di rischio. Quindi non solo dalla richiesta di integrazione rispetto a tutte le valutazioni che riteniamo opportuno, ma chiediamo anche un parere consultivo di un comitato tecnico di valutazione esterno che ci consenta poi di portare le delibere in consiglio d'amministrazione supportati anche da e suffragati da pareri di tecnici che di volta in volta, settore del settore merceologico che andiamo a affrontare, dal settore biomedicale piuttosto che quello di high technology, piuttosto che non e-commerce, di volta in volta coinvolgiamo. La due diligence, vi posso garantire, è particolarmente attenta perché diventiamo soci di questo imprenditore e lo facciamo con del denaro pubblico. Proprio perché crediamo in questo tipo di attività, presto formalizzeremo l'acquisizione del 51% di un SGR già esistente, l'SGR della regione Friuli Venezia Giulia, rispetto alla quale noi ci candidiamo non solo a gestire attraverso un processo di garanzie e di supporto al territorio di mini bond,
ma ci candidiamo anche a effettuare quel processo di investimenti partecipativi che sta in quella fascia per noi particolarmente appetibile, che è al di sotto dei 10-15 milioni di euro, che è il taglio target dei fondi privati, e al di sopra di quel 1,5 milioni che oggi ci è consentito quei fondi di capitale di rischio piuttosto che non di patrimonio destinato che già abbiamo a disposizione. Quindi il taglio di investimenti partecipativi di aziende che fanno 20-30 milioni di euro, rispetto ai quali noi siamo pronti a entrare nel capitale con 4-5-6 milioni di euro. Questa è la sostanza. Io credo che le vere decisioni oggi si misurano con l'intraprendere necessariamente delle nuove azioni, e se non si agisce probabilmente non si è mai veramente deciso. Noi ce lo diciamo spesso, io credo che sia un motto rispetto al quale non possiamo dimenticarci, che abbiamo molte migliaia di ragioni per fallire ed è probabilmente lo stesso numero di imprese che tutti i giorni ci chiedono un supporto, ma non abbiamo una sola scusa. In questo momento, momenti come questi servono per darci anche le motivazioni e le giuste risposte. Io sono convinto che agendo in maniera sinergica e trasferendo tra di noi anche le best practice, perché non c'è bisogno di inventarsi sempre qualcosa partendo da zero, ci sono delle realtà regionali che già stanno funzionando molto bene, non c'è niente di male che prendere, copiare e trasferire in un altro territorio quello che già funziona in maniera intelligente. Buon lavoro. Ringrazio il dottor Felletti per questa brillante relazione. Due riflessioni sono quelle legate alla grande validità che emerge da questa presentazione del progetto imprenditoriale di questa finanziaria. È stato avviato da anni un dibattito sul ruolo delle finanziarie regionali e si dibatte molto sulla validità e sulla validità del ruolo e su come questo ruolo debba essere interpretato in considerazione del denaro pubblico gestito. Quindi questo è un esempio, Veneto Sviluppo, di come la finanziaria regionale funziona in forme diverse, perché ci sono finanziarie che sono a totale partecipazione pubblica e a totale partecipazione e miste. E nella validità del progetto imprenditoriale si evidenzia una grande professionalità, ovviamente non solo sua ma di tutta le risorse che gestiscono questi strumenti complessi, l'ampio ventaglio di strumenti posto a disposizione delle imprese che permette di coprire sostanzialmente tutte le esigenze, comprese quelle del private equity, delle quali abbiamo parlato stamattina, e che è un'area un po' sensibile e scoperta della nostra economia in questo momento. E una nota finale è quella della digitalizzazione. Questo si pone in linea con la politica governativa. Da molti anni in Italia si vuole avviare l'agenda digitale e si vuole, adesso c'è stata un'accelerazione con l'ultimo provvedimento, con l'ultimo decreto del governo Renzi, e ve ne sono stati altri di provvedimenti che hanno cercato di far sì che le pubbliche amministrazioni attuassero completamente l'agenda digitale, e quindi voi siete, come eccellenza, avete anticipato quello che è un criterio ispirato, che dovrebbe ispirare un po' tutta la pubblica amministrazione, sul quale si conta molto. Quindi grazie ancora. A voi.